Bene, siamo qui, fuori Sink, ci troviamo in Piazza Maggiore. Stiamo vedendo, prima di entrare in questo momento, allora innanzitutto io sono Maurizio, sto guardando i bimbi, quel bambino mi sembra di conoscerlo. Sì che lo conosco, ma è Federico. Fede? Fede? Federico? Ciao! Chi? Non ti ricordi? Chi sono? Chi è quel... Dov'è Federico? È lì? Ciao Federico! Come? Comanda le uova, cosa vuol dire? È un libro della fattoria? Cos'è? Ha dei suoni quel libro? Ah, sta dicendo che sono dei libri importanti, ma è un regalo della mamma? Come? Ecco, vieni su? No, ma sei più giù. Ecco. È un Ah, tuo compleanno? È un regalo di te? Tuo compleanno? Ah, adesso andiamo. Andiamo. Letteralmente radio by Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network @gmail.com. Direttamente al cuore. E non solo Cino Tortorella, ovvero il nostro mago Zurlì, che ovviamente ora è nel mondo spirituale, riusciva a far parlare i bambini, ma anche il sottoscritto Maurizio DJ aveva questa facoltà, e spero di averla ancora tuttora, di far parlare i bambini nelle interviste. Oh, che bello, che bello. Buongiorno. Buon pomeriggio, buonasera, buonanotte e ben. Cioè, io ho iniziato col sole a sentire la felicità dei bambini, ma si stanno volando perché sto chiamando il dottor Stella e non mi sta rispondendo. E qui, non lo so, è previsto qualcosa, Jacqueline? Sì, c'è previsto. Ecco, è previsto. Mi dicono che è previsto, ma spero non l'asteroide, che non si sa se... Perché c'è anche questo, stasera, ecco, non solo l'inaugurazione di una nuova associazione, questa sera alle ore 21, mi raccomando, ma non è disponibile, no, perché abbiamo oggi i computer che fanno le bizze. Oggi le abbiamo tutte, ultimamente non ci fa mancare nulla di niente in questa vita materiale. Allora, facciamo una mente locale, www.letteralmente.info. Meno male che questa Letteralmente Radio Yoga Network vi porta un po' di buon umore dalla tristezza, dai pensieri. Eh sì, meno male che esistono questi talk radio. Ovviamente creati dal nostro gruppo, siamo stati i primi. Noi abbiamo sempre creduto al notturno radiofonico, probabilmente diventerà anche notturno televisivo, dipende, dipende. Ovviamente, tempo permettendo, lo so, Jacqueline, non è solo il tempo, ma tante situazioni devono cambiare. Come tanti negozi, in particolare catene, ma è meglio che i clienti vadano sul posto, comprare sul posto oppure online dal suo posto. Ma ne parleremo in una prossima trasmissione su questo, perché vedo che in diversi, la situazione non è proprio tutta rose e fiori, ma... E il bello è che queste ditte in grandi non rispondono, cioè, nonostante che sono nel torto e probabilmente è così. Ecco perché mi chiedo, alcune associazioni nazionali, eccetera, eccetera, ma ne parleremo in un'altra trasmissione perché oggi voglio riportarvi il sorriso. E lo so, caro dottor Stella, è sempre occupato questo dottore, non lo so.
vabbè, che te devo dire? Ecco, allora se il dottor Stella è occupato, probabilmente sta dormendo e ha staccato le linee telefoniche. Vabbè, che te devo dire? Ecco, lo so, sta venendo un buio. Adesso sento anche nel Veneto Ma che se qualcuno mi risponde, perché sento? Suona anche a me. oggi va tutto così, nessuno risponde. Probabilmente sono anche le linee telefoniche che non vanno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. La chiamo io? No, no, ma non importa. Beh, sai qualcosa di questo asteroide? Perché nessuno ne parla. No, no, No. non so niente, ho provato a guardare, sembra Mi sia sta già dando passato. certi avvisi a Ma Facebook. ascolta, io prima di fare il tuo numero, non lo so, c'era un sole che era una bellezza. Ora si stanno volando che non ti dico. Anche tuonando, non... adesso è che tuoni. Oddio, non si chiudono neanche più le persiane. C'è un vento che non ti dico. Allora, si informi cosa sta succedendo, su questo asteroide. Ecco. Ecco. Ci sono i tuoni, adesso io non so. Comunque, i gatti dove sono? La miss è qua che dorme, il nonni sta sul divano e la mimì pure, tutti in casa. Oi, non... Ascolta, non è che sentono qualcosa nell'aria? No, è perché pioveva prima, adesso non piove più, ma prima pioveva. Ah, allora si sta portando qui dal nord centro, allora? Per qua non ho No. previsto pioggia anche per domani. Parliamo del Veneto? Andiamo bene. E questo asteroide riesce a documentarsi in un... Guarda. Possibile ammirarlo senza paura che ci colpisca? 2 ore fa, questa è la notizia. L'asteroide 1998-0R2 passerà oggi, 29 aprile, vicino alla Terra, abbastanza da poterlo ammirare. Anche se non proprio ad occhio nudo, come vederlo in streaming e quando? L'ora italiana del suo passaggio è mezzogiorno, tu hai detto che è già passata. È già passata? Sì, è mezzogiorno. Ah, non riusciamo nemmeno a vederlo in streaming. Ma... Beh, è una notizia. Io che so quasi tutto, non lo sapevo questo. Ah, è già passata allora, siamo sicuri al 100%? L'ora italiana del suo passaggio è mezzogiorno, quasi in punto, ma la diretta streaming non ci sarà prima del tramonto. Non ho capito nulla. Cos'è? Registrato? È una Sì, diretta è scritto differita. così, la diretta streaming non ci sarà prima del tramonto, come Allora, vederlo in streaming? è già Chiariamo passata subito. l'asteroide, mi comunicano. Parlare. Beh, nessuno ha detto nulla. Ma cosa Ma, chiedendo sì, ma di... qui. Se cercavi E ancora allora qualche notizia praticamente qui. c'è una diretta che poi non si sa se è differita o che cosa. Cosa fanno vedere, scusa, in questo streaming video? E dove? Streaming, ancora una volta, Virtual Telescope su YouTube a mostrare l'immagine del gigantesco asteroide a partire dalle 20:30. Mi scusi, Grazie mi telescopi. scusi. Toc toc. Posso accendere le luci perché io non vedo nulla? Ecco, ho acceso le luci qua negli studi perché non si vede nulla, è un buio spaventoso. Ma dica pure, a lei la parola. Attenzione, si sta alzando un uragano, mi dicono. Oddio! Che succede? Cos'è successo? Senti? E la grandine anche! Pronto? C'è anche la grandine? No, 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 no. Non ce la possiamo fare. E ciocca tutto! Non è che salta tutto, tra un po'. Aspetta, tu continua a parlare di questo asteroide che io controllo tutti gli impianti, i televisivi. Cosa succede? Ah, sento, spero che non cade. Cioè, ma non è grandine, chissà che... Ma senti che roba, fammi sentire. Senti? Cos'è?
Scusa? Ecco, siamo in esterna, Ho dovuto prendere l'ombrellone da mare perché è un lavoro che non ti dico. Ma cos'è questo lavoro? Ecco, pronto? Ci sei? Ullala! Dai, porta il sorriso. Perché io volevo parlarti prima, mentre che tu fai le tue ricerche, sì, ma... cioè, ragazzi, ma non si può! Ma cosa succede? Ehi, ben ben! Ma senti? Ma pensa! Ma è pazzesco, pazzesco! Controlla tutto! Ciclone di neve in bianca, le colline intorno a Firenze, ma di quando è questa notizia? Che cosa? Meno male che qualcuno ride. Un attimo che io vorrei controllare anche le agenzie Reuters, ANSA, tutti i nostri gruppi. Io vedo che mi stanno arrivando un sacco di email indescrivibili. Come faccio? Il codice giallo in Toscana per il vento fino a mercoledì 29 aprile. Ah beh, bella notizia. Ecco. Allora, io ti ricordo che oggi, allora, vediamo che ore sono, perché è bello della diretta è anche questo, Sono le ore 14 e 18 minuti. La temperatura è 23,5 gradi centigradi. L'umidità è 44%. No, non si vede senza luce. Non ci vede benissimo. Ah no, però adesso c'è un po' più di luce. È venuto il sole. Ah, controlla gli arcobaleni se ci sono. Oh, si sta calmando. Piano, piano, piano. Oh, che bello. No, mi correggo. È ritornato. Ricordo che oggi mercoledì 29 aprile 2020 sono le 14:12 minuti primi e 36 secondi 23 decimi. C'è un po' di situazione un po' particolare. Io volevo sentire te per rilassarmi un po'. Cioè, no, perché io il bello, ecco, dice la Jacqueline, perché io oggi sono andato fuori. Beh, ormai viene giù fine del mondo. Ecco, viene giù, non il diluvio voleva dire, ha detto il diavolo è messo, cosa vuol dire? Che è un mondo difficile, sai? Sì. È un mondo difficile. Allora, mi dici un attimo cos'è questa storia della situazione dell'asteroide, che io sto facendo anche delle indagini, ma nessuno ne parla. No, c'è il coronavirus, che vuoi che parlano dell'asteroide? No, ma dica, cos'è, registrazione automatica in corso? No, ma guarda, qui il telefono, allora, è spento e lui all'inizio inizia a parlare. Cioè, è come una volta, ad esempio, non so se ti ricordi la Striscia la Notizia, che fatica, ragazzi, qualche anno fa, mentre che a Roma aprivano il frigorifero, si sentiva Radio Vaticana. Che fatica, ragazzi. Che fatica. E sono solo, ragazzi, 14 minuti e 4 secondi, Ecco. E sto pensando tutti i miei glicini, tutte le mie piante, in che condizioni saranno. Che piante? Si sono presi un po' di acqua. Ah, un po' d'acqua? Con questa grandine per me si sono rovinati. Sono venuti giù dei ghiaccioli che... I fiorini degli alberi. Ecco perché mi chiedevo il merlo. Il nostro merlo, ma non si è visto oggi. Con questo tempo... Lui o si sentiva già qualcosa... Guarda quanta grandine! Ecco, c'è della grandine, mi dicono. Ben. Un attimo, non so se ce la possiamo fare oggi. Allora, non so se ce la posso fare. Ecco. Ah beh, sono tutti preoccupati,
Ecco, senti qui che lavoro. Sembra che abbia nevicato. Ecco. Ma senti? Senti no. Anche le macchine? La gente con gli ombrelli fuori, ma incredibile. Ma senti? Ma riesci a sentire? No, adesso no, prima l'avevo sentita. Ah, hai sentito qualcosa? Ah, meno male. Sì, non è che così ti ho messo io degli effetti speciali, no, eh. Ah, ragazzi, che fatica. È dura. È dura e dura, ma ragazzi. È dura. Mamma. Come mamma? Che la dura la vince. Eh sì, ma noi siamo più forti, ovviamente. Che cerchiamo di vincere. Ecco, ci sono anche gli autoparlanti fuori, bene, cos'è che stanno dicendo? Vorrei sentire. Ecco. Chi è? Oh. Sono fuori anche con le damigiane. E ben ben sono legate anche le cantine. Incredibile. Ma io non vedo però gli arcobaleni, perché c'è il sole ora. C'è qualche arcobaleno? Sì, c'è. Allora, cercasi arcobaleno. E il suo invece? Il mio. Sta come tutti gli italiani. Allora. Come tutti gli arcobaleni italiani, sta. Chi è? Scusa un attimo che mi hanno suonato al campanello. Ecco, attenzione prima di aprire. Bravo. Bravo, no. Volevo chiederti, siccome c'è un corriere che dovrebbe arrivare, ma al momento non siamo a casa, casomai me lo puoi prendere tu? Sì, certo. Grazie. Ok. Niente, ciao. Ciao anche a te. Vedi, tu hai fatto un gesto umano, hai aiutato una vicina oppure, non so io, una persona a piano sopra, piano di sotto, non so. Cioè, tu hai fatto un gesto umano, brava, brava, brava. E vabbè, io credo che a questo punto, ecco, dobbiamo chiudere. E ci sentiamo tra un po' per gli aggiornamenti, perché io non trovo nessuna notizia. Ti avevo mandato. Mi sembra tutto. Ah, hai mandato? Sì. Boh. Su, adesso vediamo. Perché io qua, guarda, io sono indietro a leggere le email, a leggere gli SMS, gli MMS, i WhatsApp. Poi dopo vediamo. Vediamo. Allora, qui chi è che mi dice? Prova a contattare Piero. Sì. Sì, Alice, Marco Polo, non si vede nulla, dottore. Giusto, lei non mi ha chiamato ancora dottore, come mai? Pronto? Aspetta che è arrivato il corriere, vedo se sei già partito o sei qua. Un attimo solo. Ah, ma lei faccia pure i suoi comodi, eh. Non c'è nessun problema. Ecco, il bello della diretta questa. Allora, stavo dicendo in tutta Italia che Alice Marco Polo, sì. LCN2... Sì, salve. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Le hai dato un po' di mancia almeno? Tesoro, non ho Skype io. Ah, vabbè. Vabbè, io vedo che è tutto carino, gentile, carismatico, questo corriere. Ecco, almeno non ha lanciato il pacco dal giardino, ecco, si è presentato. Era tutto organizzato con i guanti anche? Sì, sì, tutto perfetto. Posto. Ottimo, ottimo, bravissimo, complimenti anche da parte mia. Lo conoscevi questo corriere? No, mai visto. Ah no? No. Non potrebbe essere utile come fidanzati, no? No, grazie. Ah, lei ha già dato? Non c'è un ripensamento? No. No, ci provi, provi, provi pure a insistere. Prima o poi qualcosa di buono ti taglierà i capelli al limite. Ah, sì. È utile, eh? Visto che non vai dalla parrucchiera. È morto la
Ah, qui mi dicono che è morto, 53 anni, un attore del cinema. Allora, Irfan Kane. Ah, ho capito chi è, quello che ha fatto il film dei Millionaire, famoso. Te lo ricordi? No. Come no? Te, donna di cultura, che sai tutto? Ecco, no, mi dice qui se ho bevuto un quartino. No, ho bevuto il caffè con la panna. Cioè, e poi non ho nemmeno digerito perché è successo di tutto di più. Scusa. E non era improvvisato, sì, perché qui copioni non ce ne sono. È successo proprio tutto, poi è arrivato anche il corriere, eccetera. Lei dov'è ora? In toilette, mi scusi? Io no, sono in cucina perché stavo infarinando le zucchine. Questo è interessante. Ci metta ben due acciughine. Mi sono disinfettata le mani, adesso me le sto lavando. Ecco, molto bene. Allora, io la ringrazio, la onora in merito al Corriere che lei ha dato, ha fatto un bel gesto veramente umano alla sua amica. Mi senti in giro. Ma vede che l'ho fatta ridere almeno? Vede che potenza che ha il dottor Maurizio, lo vede, lo vede? Non fa solo parlare i bambini, Cosa ha fatto Mario? È arrivato anche Mario? Ah, certo, l'ho detto io che c'è qualcosa oggi nell'aria. È arrivato anche Mario, e non è presto, scusa? Beh, insomma, stamattina non ha mica mangiato. Aspetta che gli do due croccantini, tieni Mario. Mario, il gatto Mario. Ma che razza è questo gatto? Tutto nero. Sì, è razza nera? No, non ho capito. È un soriano, quello vuoi che sia. Ah! Bisogna che me lo fai la foto, Mi te l'ho mandato tante volte, Mario, in foto. Tieni, Mario. Sì, me l'hai mandato sul davanzale e sulla tua macchina, ma... Eccolo. Marietto, ecco, adesso mi è arrivato pure mamma. Non sento miagolare, però non... È la Mimì. Ah, è la Mimì che miagola, ho sentito. Cosa c'è, Mimì? Hai fame pure tu? È l'ora della pappa? Mimì, come c'è, Mimì? Ho sentito Mimì. Eccola. Mimì. Fa come ieri sera, vedi? Perché loro non hanno poi orari a mangiare, Loro scodinzolano, hai capito? Si strisciano davanti alla padroncina. Che ti comunicano che... dico, mi dai da mangiare, è ora? È ora. Ma è arrivato pure il Moni. Qui si sta calmando, Ecco, dal declassamento ambientale, non si sa perché questa ondata qui, pensa solo alle persone che erano fuori, spero, poche, ecco, hai capito? Ecco, comunque c'è un gran sole, gran caldo, ecco, posso dirti questo. Non ti piace, Mario, tieni qua. E cambiagli a posto dei croccantini, perché a volte i croccantini gli possono far male. Gli ho dato la carne. Ecco, forse. Aspetta, i suoi croccantini. Tieni, Moni. Ma di pesce, dagli di pesce, carne di pesce. Al salmone sono. Al salmone, ottimo, bravissimo. Sai, perché i croccantini va bene un po', poi è sempre la solita minestra. No, guarda che mangiano di tutto, mangiano il pollo, mangiano la pasta asciutta, Mario. La frutta no? No, la pasta asciutta. Ecco, no, perché la frutta la mangiano i cani, ecco, non tutti ovviamente. I cani mangiano anche il riso, I nostri mangiavano anche i tortellini, tanto per dire, comunque. Sì, comunque l'animale che sia B o C fa compagnia, Sì, fanno sì tanta compagnia, anche a letto. Ma sì, ma quali? Anche quelli un po' particolari, Io sto parlando
parlando dei gatti e dei cani. No, io dico anche un serpente. Se ti porti dico... un serpente a letto, insomma, non lo so. Ma è tuo? Non ti fa nulla, scusa, Hai la certezza? Sì, poi si può portare pure una papera, una gallina, un coniglietto nano. Ma il nostro sogno è sempre stato un merlo parlante, oppure un'ara, ecco, un pappagallo, ma purtroppo i sogni rimangono lì. Bene, comunque il tempo si sta mettendo in bel tempo, per forza, io dopo devo andare fuori. Sì, devo tornare fuori, oggi faccio il tour de force, sempre fuori. vabbè, spero che non ci sia un'altra ondata, non è che devo prendere l'ombrellone per sicurezza. Uno scafandro, non so. Sì, no, è meglio che ti porti un ombrello. Ah sì? Tu dici? Sì. Vabbè. Allora, dove guida il padrone... il dottore segue i suoi consigli, preziosi tra l'altro, esclusivi, e le auguro buon proseguo, buon pomeriggio. Altrettanto. Ecco, e noi cerchiamo di aggiornarci più tardi, però la voglio sentire molto più pimpante, perché non lo sento molto bene, forse ci vorrebbe un bel coccodrillo come fa, magari. Ci vorrebbe un amico. Che fa molto Antonello Venditti. Sì. Quelli erano canzoni. Ci vorrebbe il mare. No, piano. Come faceva la canzone di Antonello Venditti? Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Lo so. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Chi, l'arcobaleno? Sì. Così, lo so. Allora, dottore, buon pranzo. Vabbè, insomma. Maurizio, piacere di conoscerla. Non riuscivo a mettermi in contatto con lei. Vorrei una canzone del mio amico Gianluigi. Ma Gianluigi chi? No, ma ci sta tutto ormai. No, vada pure avanti. Sì, vado avanti a friggere le zucchine. Che meraviglia. Ecco, se ci fosse la possibilità, prenderei il deltaplano, arriverei immediatamente. Guarda, ci sono le olive scolane già pronte. Sì, poi ci sono... delle bistecche di mare già pronte, e adesso tra un po' ci saranno pure le zucchine. Ma queste bistecche di mare, di cosa, quali sono gli ingredienti? Platessa, filetti di platessa impanati. Platessa, mi gusta. Mi gusta, l'idea è quella giusta. Esatto, e invece la devo salutare, purtroppo. Bene, buon pomeriggio. Va bene. Ok, buona continuazione. Stia bene. Ecco, se io riesco a riprenderti, perché qui lampeggia tutto, ma siamo alle solite, ma... metta pur giù? Ecco, no, riesco, sì. Riesco. Va bene, si informi che poi parliamo di questo asteroide che non ho capito nulla, della serie, che è più alto, insomma, delle cime di Lavaredo, delle Dolomiti, solo di altezza. Ecco, e le do l'incombenza, così ci comunica un po' tutto di questo asteroide, quando c'è la diretta questa sera. Diretta differita, non ho ancora capito nulla. E va bene, è stato bello. Viva, viva. Chi canta? Viva, in un castello. Viva l'olio d'oliva, viva, viva, eccolo qua. E noi ci salutiamo qua. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ed ecco, molto bene, era lei. E invece sono io, Maurizio, che ovviamente vi do il mio ciao ciao in tutto il mondo da www.letramente.info.
Vi aspettiamo questa sera in diretta mondiale per l'apertura di una bella novità. Alle ore 21, come scriviamo nei social, da ieri, compreso anche oggi, non mancate questa sera alle ore 21, Per coloro che ci ascoltano in diretta, oggi è mercoledì 29 aprile 2020, ore 14, 30 minuti primi, 21 secondi e 7 decimi, Maurizio DJ dallo studio Zero Rete Ferrara di Letteralmente Radio Yoga Network vi dà un forte abbraccio, sperando che il tutto si sistema bene. Io mi dicono che... mi comunica qualcuno di raccontare la storia dell'olio d'oliva, non è il caso oggi, dobbiamo chiudere perché non c'è più tempo, lo so Cocco che dobbiamo chiudere, Cocco è il nostro regista, per chi non ha capito, e va bene, chiudiamo e ovviamente vi salutiamo. Ciao a tutti da Letteralmente Radio, insieme a tutti i miei collaboratori e collaboratrici, vi aspettiamo, ripeto, questa sera alle ore 21 in diretta mondiale, anche su ovviamente la nuova piattaforma e in particolare su www.letteralmente.info. Ciao a tutti da Maurizio, ovviamente, Maurizio DJ, Station Manager di Studio Zero, e poi è mercoledì, signori, è mercoledì 29 aprile 2020, lo dico ora perché non l'ho ricordato all'inizio, sì, perché veramente, questo è il bello della diretta di questi notturni dei, già, vi salutiamo qua. E ovviamente alla prossima. Ciao a tutti, grazie mille per averci ascoltato e spero che un sorriso ve l'abbiamo portato. Ciao! Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, radioyoganetwork@gmail.com. Buon ascolto! Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, radioyoganetwork@gmail.com. Direttamente al cuore.